Ciao ragazze, allora video spesa Eurospin, faccio veloce perché ho il terrore che Ale si svegli proprio mentre faccio il video spesa e dovrei correre da lei, quindi faccio veloce, vi faccio vedere tutto. È una spesa abbastanza grande perché eravamo proprio senza niente, quindi c'è tanta verdura, un po' di tutto insomma in realtà. Allora, abbiamo ripreso queste capsule di caffè decaffeinato con cui ci siamo trovate bene, sono molto buone, sono compatibili con la nostra macchinetta del caffè, ovvero la Dolce Gusto. Poi riso per Nala che utilizziamo da mettere con l'umido. Poi un po' di affettati, abbiamo il prosciutto cotto, c'è scritto SC, quindi non so dirvi se di che marca sia o se è Eurospin. Poi questo qua è il San Daniele DOP, quindi il crudo, e la culatta, questo qua sempre crudo. Poi abbiamo preso i finocchi, ne ha presi 3. Poi mozzarella di bufala campana DOP, questa qua l'abbiamo già provata ed è molto molto buona, quindi ve la consiglio. Non è proprio così forte il gusto, non è gustosissima, però devo dire che per rapporto qualità-prezzo è comunque molto molto buona. Poi piselli fini surgelati da tenere per quando faccio il pesce, visto che ho ancora il merluzzo da fare. Poi il lievito, l'ho voluto prendere perché volevo fare una torta di mele con le mele avanzate, però mi mancava il lievito, anche se ho trovato anche delle ricette in cui non servivano lieviti e addirittura uova, perché ho finito pure quelle, però insomma, insomma, preferivo fare una torta che venisse bella alta e soffice, quindi gli ho chiesto se me lo prendeva. Poi spinaci porzionati, questi qui a cubotti, due confezioni. Poi, ok, volato il sacchetto, fantastico, il bello di fare le cose con una mano è sempre che finisce così. Poi un manigottino, questo qua che andrò poi a lavare e a sistemare. Aspettate che raccatto il sacchetto che è volato. Poi melanzane, queste qua volevo farle tagliate a fettine, metterle sotto sale, farle a fette e farle o fritte oppure alla parmigiana, che sono anche molto molto buone, sono indecisa, però mi sa che vado per la parmigiana. Poi due pacchettoni di formaggio fuso, come si chiamano, le sottilette, sono buone. Devo dire la verità, non trovo nessuna differenza tra queste e quelle della Kraft, quindi ve le consiglio, sono pacchi giganteschi, ce ne sono 400 grammi e insomma durano nel tempo perché hanno una scadenza molto lunga, quindi da tenere di emergenza a volte lo metto una fettina che si scioglie magari sopra al pesce o sopra le fettine. Fede a volte mangia le cotolettine di prosciutto e a volte ne lascio sciogliere una sopra. Gli piace molto. Poi questo sacchetto è finito, passiamo all'altro sacchetto, sempre se riesco, oddio, a tirarlo su. Allora, qui Ricky ha preso i plum cake con gocce di cioccolato perché mi pare ha detto che erano in offerta, forse a 99 centesimi. Se ha per caso tenuto lo scontrino nel sacchetto, dopo vi dico anche i prezzi perché ora è uscito nuovamente. Poi Scotex 3 rotoli. Poi pomodorini. Poi succhi di frutta per Fede per la scuola che gli piacciono tanto, ma ormai già lo sapete, mele e banana. Poi una confezione di caffè decaffeinato anche in polvere, perché appunto, quando vengono a trovarci i miei genitori, a parte che anch'io cerco di berlo decaffeinato un po' perché al latte, insomma, non voglio riempirmi di caffeina, però in più mia nonna non può bere il caffè normale, quindi quando viene a trovarmi mi faccio sempre trovare preparata. Poi un cavolfiore, buonissimo, adoro.
Poi Ricky ha ceduto a una maxi confezione di Wooster. Io non sono molto d'accordo perché non fanno bene, però insomma lui quando è magari di corsa così o non lo so, gli piacciono, quindi li ha presi e anche parecchi. Poi qua ci sono quattro, ah, lo scontrino è qui, ne siamo fortunate, lo teniamo già da parte così dopo vediamo i prezzi. E poi ci sono 4 litri di latte, questi qua parzialmente scremato UHT della Land, che prendiamo spesso ed è molto buono. Poi altro sacchettino, c'è carta igienica, questa qui, due veli, ci troviamo molto bene con questa qui. Poi cialde cortado, piacciono molto a Riccardo queste, a me non dispiacciono, però come vi dicevo non cerco di non bere troppa caffeina. Poi ha preso degli yogurt sfusi perché la confezione è praticamente di quelle già fatte, c'era solo con pezzi, a Federico ovviamente come quasi tutti i bambini come quasi tutti i bambini non ama i pezzi nello yogurt, quindi ha preso questi qui sfusi senza pezzi, ha preso fragola, poi ha preso pesca, albicocca e banana, ha preso uno per tipo diciamo. Poi patate, queste anche sono di buona qualità. Poi un broccolo, magari ci posso fare anche una pasta o le orecchiette, non ci ho pensato di farmi prendere anche le orecchiette. Poi, ah, dimenticavo, uno yogurt, wow, stracciatella. Poi banane. Poi ha preso un po' di pane fresco, ha preso due pacchettini di questo qua che è una ciabattina, c'è scritto pane ciabattina, 1,14 € e 1,32 € l'altro sacchettino. Poi ha preso due confezioni di carne pernale, le lascio qui perché altrimenti il tavolo esplode, pollo e tacchino e manzo. Poi ci sono adesso in offerta per i vostri bambini, insomma, queste sorpresine, ogni 30 euro mi pare ti danno un personaggio Marvel, quindi insomma dopo farò la sorpresina a Federico, nascondiamolo. E poi le arance, voilà, speriamo non cada nulla. E poi c'è ancora questo sacchetto qua, quindi adesso faccio una specie di cambio, tanto è l'ultimo. Non so dove mi piazzerò. Oh, vediamo di fare un po' di spazio. Allora, 10 uova fresche, queste qua convengono tantissimo perché sono medie. Sono 10 e sono levate a terra, quindi sono buone anche di prezzo. Adesso non me lo ricordo, ma quando andavo io lo prendevo sempre. Poi crescenza, una ricotta classica. Qua c'è un'altra confezioncina di plum cake. Poi vabbè, inutile tirar fuori tutto, ha preso una scorta di pane, questo qua, tipo in cassetta, quello americano che noi adoriamo tanto, e ne ha prese 4 confezioni, appunto, perché questo qua dura di più rispetto al fresco, quindi quando finisce abbiamo la scorta. Poi ci sono i pomodori, quelli più grandi, da fare tipo in insalata. E i Corflex per me, questi qua classici, perché ultimamente non mi vanno cose cioccolatose o troppo dolci. E poi sto cercando anche di rimettermi un po' in linea, quindi insomma preferisco questi qua. E niente ragazze, questa è tutta la mega spesa. È andato ancora a prendere l'acqua perché siamo senza, io devo bere tanto dovendo allattare, quindi è andato a fare una scorta di acqua. Tutte queste cosine qui, faccio una rapida carrellata, ha speso 77,81 €. Direi che però di cosine ne abbiamo prese, quindi spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un bacio, vado a sistemare questo gran casino e ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!